Allora, intanto per dire, allacciate le cinture di sicurezza, perché il divano non lo dovete assolutamente lasciare, amici sportivi, perché adesso la terza finale in vasca, quella della rana femminile, sono i 100 metri, ci sono due azzurre, Carraro, Martina Carraro in quinta corsia, Arianna Castiglioni in sesta, vedersela con Sofina Hansson, la fortissima svedese e la campionessa europea, vice campionessa del mondo invece di Guangzhou, la russa Giulia Efimova in corsia numero 2. Una condizione straripante quella della Hansson ieri in semifinale, ha dimostrato un ritorno come nessuno, oggi parte all'attacco, occhio perché questo cambio di strategia potrebbe costare moltissimo. Italiane molto bene, un giro a metà gara intorno ai 31 secondi con solitamente la Castiglioni un po' più lenta ai 50, così è. Bene Carraro è terza, 43 centesimi, ha virato l'azzurra a 31,22, Castiglioni in ottava posizione a 66, 31,45. Sale il ritmo della Castiglioni, tiene molto bene Martina Carraro. Impetuosa l'azione della svedese nel cuffia gialla che continua a spingere, a un margine di vantaggio. Bene adesso la Carraro e molto distesa anche la Castiglioni. Attenzione anche alla Giulia Efimova che è in corsia 1 ma è in avanti la Hansson in corsia numero 4. La svedese va a vincere la medaglia d'oro. Seconda posizione per Castiglioni, un'altra doppietta. Terza Carraro dopo i 1005. Una messe di medaglie pazzesca nelle prime tre gare. Sono già 5 nelle prime tre finali. Fantastico, non è una sorpresa. Arianna Castiglione fu terza all'Europeo del 2018 e Martina Carraro, lo ricordiamo, è la medaglia di bronzo dei mondiali di Guangzhou. La prima volta che si trovano però insieme su un podio in vasca lunga, con due gare differenti, bellissima la progressione, sangue davvero freddo da parte di Arianna Castiglioni, era dietro, è rimasta sul suo passo, sul suo stile, perché quello è il modo per risalire, ma non è semplice quando il tempo stringe, il muro si avvicina. Benissimo la Carraro fino a 80-85 e poi dopo si è leggermente contratta nell'ultima fase, non è riuscita a sviluppare un crono da 1,6, sotto 1,6 sicuramente una delle sue ambizioni. Due medaglie d'argento e tre bronzi e incomincia a girarci la testa. Hai un pallottoliere da imprestarmi, Luca? No. E non è finita qui, adesso lo porto sempre dietro, ma portalo, non portalo, perché è pazzesco, un inizio da brividi questa terza giornata, eh? Straordinario.